Allora, benvenuti soprattutto a questa quarta edizione dell'Arcobaleno Napoletano, che vi pregio presiedere artisticamente, dirigere la parte chiaramente artistica, modestamente, perché non è un manco questo, ma che ci stai a fare? Se questo non è il mestiere tuo, quello non è il mestiere tuo, vabbè, ci sto perché a me piace stare e fare qualcosa di buono quando soprattutto si parla di solidarietà, di beneficenza, ma soprattutto quando si tocca l'argomento dell'ospedale Pascale. Siamo qui, conferenza stampa Arcobaleno Napoletano 2015, con il direttore artistico, un grande giornalista, caporedattore spettacolo dello storico quotidiano in Roma, il grande Diego Paura. Buongiorno Diego. Buongiorno Giuseppe, grazie per essere intervenuti a questa edizione dell'Arcobaleno Napoletano. L'Arcobaleno Napoletano, Diego, a favore con la Fondazione Melanoma, questa grande iniziativa da te voluta fortemente, e ovviamente la città di Napoli e tutti gli artisti rispondono sempre benissimo a questa grande iniziativa. Questa è una grande soddisfazione perché gli artisti, io faccio solo ed esclusivamente la direzione artistica, molto immodestamente perché non è il mio mestiere soprattutto, però cerco in qualche modo di poter far sì che gli artisti partecipano attivamente a questa iniziativa. Anche quest'anno abbiamo un parterre d'eccezione con grandi nomi, speriamo che sia anche quest'anno una edizione vincente. Qualche chicca che succederà? E possiamo anticipare che alla conduzione abbiamo Veronica Maia, supportata da Enzo Calabrese, e c'è questa grande novità quest'anno che è la new entry Mario Pelliccia, che ci farà divertire e si divertirà soprattutto punzecchiando un po' non solo gli ospiti ma anche i conduttori. Un saluto affettuoso a tutti gli amici di Occhio all'Artista e grazie per essere sempre presenti alle nostre manifestazioni. Buon Natale a tutti. Mario Pelliccia, Arcobaleno Napoletano 2015, questa grande kermesse che ti vedrà in queste incursioni, quindi un po' un disturbatore. Disturbatore, un po' come l'ha definito Diego... il bagni della situazione, no? Quando Baresi cercava, lui sgambettava, ebbene sì, quest'anno, siccome conduco un programma che porta per nome Ci metto la voce, è un programma di denuncia, e allora anche quella sera vestirò i panni del denunciante, colui che, se, per esempio, vi do un'anteprima, se Calabrese si inizia ad allungare, che è il suo solito fare, io Calabrese stai zitto, passa avanti, gira pagina, questo sarà quello che succederà quella sera, e poi ci sarà una sorpresa affidata alle mie mani, vi dico solo così, calcio Napoli, quando si parla di Napoli voglio dire il cuore inizia a palpitare ancora più forte, vale la pena quella sera esserci semplicemente perché al di là degli artisti premiati poi si susseguiranno una sorta di emozioni e sensazioni e anche qualche risata, ve lo posso garantire, non essendo comico però ci tengo a precisare. Un saluto a Occhi all'Artista da Mario Pelliccia, che in questo tempo conta perché mo inizia a fare freddo a Napoli. Vi aspetto il 2 di dicembre al Teatro San Nazzaro di Napoli, l'Arcobaleno Napoletano. Ah, tanti auguri, buon Natale e buon anno. Siamo qui con il grande Enzo Calabrese, voce storica sia dell'Arcobaleno Napoletano ma anche di grandi eventi della città di Napoli. Conferenza stampa per questa grande kermesse diretta dal grande nostro amico, lo possiamo dire, Diego Paura. Certamente l'appello agli inviti di Diego non posso mai sottrarmi, per cui ne sono orgoglioso e fiero di condurre anche quest'anno, questa edizione che credo sia ancora maggiormente impreziosita rispetto agli anni passati, ancora di più. Enzo, ci sarai tu, ci sarà Maia, ci saranno queste incursioni di Pelliccia, tanti premiati, ma un'emozione che ti lascia ogni anno, visto che tu sei storico nel fare l'Arcobaleno Napoletano, qual è? L'emozione più forte è l'intento, è l'ideazione perché facciamo questa serata e credo che sia la cosa che sia più bella. Io purtroppo l'ho detto anche a Diego questo, anch'io ho perso mia mamma e anche il mio papà, forse un po' meno, però ho perso i miei genitori proprio a causa di questo male. Forse anche questo per me è un rafforzare maggiormente l'adesione a questo evento e ne sono molto fiero. Allora, siccome la causa è importante, è un impegno importante per tutti noi, invito tutti voi a venire da noi mercoledì 2 dicembre alle 20:30 per questa grande kermesse, ma soprattutto per un grande evento di grande e lodevole spessore. Arrivederci. Siamo qui per la Confcommercio Arcobaleno Napoletano 2015, questa grande kermesse diretta da Diego Paura.
Ovviamente stando in sala notavo il grande attore che sarà premiato con la sua scuola di teatro Agora Arte, Arte e Tradizione all'Arcobaleno Napoletano 2015, Renato Di Meo. Buongiorno. Buongiorno, è un onore essere premiati dal premio Arcobaleno, dove c'è, come dire, il massimo dell'espressione napoletana per quanto concerne l'arte e non solo. Trovare le radici nostre, questo deve essere un punto fermo dove un premio come questo, così importante, può partire per cominciare ad una ricerca di una nostra identità, che io credo sia necessario anche rispolverare, è venuto il momento giusto. Renato Di Meo, un grande attore, ha fatto tanto per il teatro e continua a fare tanto per il teatro, ma soprattutto però in questi anni anche per i giovani, e sta facendo tantissimo per i giovani. Questa scuola Agora Arte cosa propone e dove la troviamo? Agora Arte si trova nei pressi di Capodichino, in un quartiere un po' periferico della città. Oggi si parla tanto di periferie, anche su questo bisogna incidere, perché attraverso l'arte, attraverso la possibilità di espressione che è il teatro, si può dire tanto in una società, in una città come la nostra. Noi stiamo cercando di lavorare con soggetti anche molto difficili, perché nelle periferie voi sapete qual è il tenore di vita e qual è il contesto generale. Lo facciamo e non a caso abbiamo avuto grandi e bei risultati in questi ultimi 10 anni. Saluto questo pubblico dicendo vogliono pazziamo, il premio Arcobaleno è importante, bisogna essere presenti ed essere tutti insieme.